Io chiedo scusa agli altri relatori che sono con me sul palco perché vengo qui davanti e do loro le spalle, ma io vedo in mezzo a voi tanti di quei ragazzi, di quei giovani che mi hanno accompagnato, hanno camminato insieme a me sulla strada che porta al Castello Otteveggio, portando in mano un'agenda rossa. Vedo tante di quelle persone che mi hanno accompagnato per le vie di Palermo portando in mano un'agenda rossa e che sono andati insieme a me a gridare il loro sostegno a quei magistrati coraggiosi che oggi stanno cercando di togliere il velo quello che è successo veramente in Via D'Amelio e dopo Via D'Amelio e prima di Via D'Amelio nelle stragi del 92. Mi avvicino perché io oggi qui mi sento a casa mia. Oggi io vedo qui in mezzo, vedo Leo Luca e io di Leo Luca mi ricordo quello che disse mio fratello in una delle ultime volte che parlò alla gente, quando mio fratello camminava con la morte che camminava vicino a lui. Ricordo che un giorno Paolo disse l'amico Leo Luca, questo disse di Orlando e quindi a me basta quello per sapere chi è Leo Luca Orlando, non ho bisogno di sapere altro. Io mi sento a casa mia perché qui c'è Antonio Di Pietro e Antonio Di Pietro è quella persona che quando ha saputo che noi avevamo intenzione di fare una manifestazione a Roma, il 26, in cui avremmo ancora una volta portato le nostre agende rosse per gridare la nostra sete di verità, la nostra voglia di verità, la nostra voglia di giustizia. Di Pietro si è offerto di darmi il suo appoggio, ma badate, si è offerto di darmi il suo appoggio aiutandomi a sostenere le spese del palco, a sostenere l'organizzazione, ma dicendomi che quella non deve apparire come una manifestazione di partito. Io vorrei sapere quali altri l'avrebbero fatto, l'avrebbe fatto il PD, l'avrebbero fatto altri partiti, non l'avrebbero fatto di sicura. Mi ha detto questa non deve essere una manifestazione di partito. Ed è per questo che io oggi sono qui. Io è la prima volta che vengo in un convegno di un partito. Io quello che quando mia sorella mi disse che avevo intenzione di candidarsi in un partito per candidarsi a delle elezioni e mi chiese tu cosa ne pensi, io rimasi zitto. E quando mia sorella mi chiese ma perché sta zitto, io gli dissi capisci dal mio silenzio che cosa ne penso. Perché vedete, io ritengo che il nome di Borsellino sia un qualcosa di troppo grande per farlo diventare un nome di parte. Io ritengo che il nome di Borsellino sia un nome di tutti gli italiani. Sia una persona che non può diventare un simbolo di parte che può essere utilizzato da un partito. Il nome di Borsellino è un nome di tutti, è un nome che ci appartiene, ci appartiene a tutti e che non deve diventare un nome di partito, però è un nome che appartiene alla gente onesta e io qui mi sento in mezzo a gente onesta e quindi accetto di venire qui dentro a parlare con voi. Questi giovani che oggi sono qui, oggi fa sì che io possa essere qui perché a me mi invitano in tutta Italia e mi invitano a parlare di Paolo, mi invitano a parlare di legalità, di giustizia. Ma io dico, come mai le persone che mi invitano sono sempre dei ragazzi che appartengono ai Meetup di Grillo oppure appartengono ai giovani d'Italia dei Valori? Ci sarà un motivo perché questo succede. Si vede che questi giovani hanno capito da che parte sta la gente onesta e quindi hanno capito da che parte si deve combattere e io quindi oggi non potevo rifiutare di essere qui insieme a questi ragazzi, di essere qui insieme a questi giovani che mi chiamano dappertutto in tutta Italia. Io per loro abbandono la mia famiglia, io per loro abbandono il mio lavoro perché questi giovani ne hanno bisogno di me e io ho bisogno di voi, ho bisogno di loro. Io
quando questi ragazzi mi dicono: tu ci dai la forza per continuare a combattere? Io gli dico: non sono io a dare la forza a voi, Federica, siete voi che mi date la forza, io ho bisogno di voi, è per questo che io vengo dovunque mi chiamate e verrò dovunque continuerete a chiamarmi, perché sono io, siete, sono io che ho bisogno di voi, e quando io non avrò più voce per gridare, dovrete essere voi a continuare a gridare quello che io continuo a gridare in tutte le piazze d'Italia. Dovete essere voi a continuare a gridare la vostra voglia di giustizia, la vostra voglia di verità. Io e in voi che fondo la mia speranza di vedere un giorno vendicato mio fratello, ma non vendicato, io voglio che sia soltanto fatta giustizia. Io una cosa soltanto spero, vedete, io da quando è morto mio fratello non l'ho ancora pianto, io da quando è morto mio fratello non l'ho ancora seppellito, ed è quello che io chiedo ai giudici che oggi stanno continuando a combattere e che rischiano la propria vita, non la vita, fisica, perché oggi hanno capito come si combattono i giudici, oggi hanno capito che i giudici non devono ammazzarli, perché se l'ammazzano poi la gente reagisce, se l'ammazzano poi la gente scende per le strade, se l'ammazzano poi se vedono il bene, se c'è il sangue poi la gente fa quello che ha fatto alla cattedrale di Palermo, va lì e caccia via a pugni, a calci, a sputi quei politici che vanno lì a fare le loro passerelle. Allora hanno paura che succeda questo, e questo potrebbe succedere, hanno paura che questo succeda con il Parlamento, hanno paura che la gente non ne possa più, che la gente vada nel Parlamento e cacci via a pugni, a calci, a sputi quei tanti criminali che oggi siedono in Parlamento, e siedono perché noi non possiamo esprimere il nostro voto, noi possiamo mettere soltanto una croce, è così che ci trattano, è così che ci trattano, da analfabeti, ed è così che c'è gente come Dell'Utri, c'è gente come tanti altri, ce ne sono almeno 20 condannate in via definitiva che siedono in Parlamento, e da questo Parlamento noi li dobbiamo cacciare in qualche maniera, dobbiamo fare via che il nostro Parlamento ritorni quello che deve essere, noi dobbiamo far sì che il nostro paese ritorni un paese libero, un paese retto dalla Costituzione e non dal propaganda, dal manifesto di Rinascita Democratica di Licio Gelli. Quando io sento leggere la Costituzione negli incontri in cui vado, io sento parlare di un paese in cui la legge è uguale per tutti, e io non vivo in un paese che è uguale, in cui la legge è uguale per tutti, io vivo in un paese in cui c'è una legge per i potenti e in cui c'è una legge per i deboli. Io voglio vivere in un paese diverso, io non posso vivere, io preferisco andare a raggiungere mio fratello, non posso continuare a vivere in un paese in cui la magistratura viene vilipesa, la magistratura viene attaccata, in cui non c'è più una separazione dei poteri dello Stato, in cui l'esecutivo si è arrogato anche il potere legislativo, non è più il Parlamento che fa le leggi. Le leggi oggi vengono fatte in una camera da cena di una villa di Arcole, peggio in una camera da letto, è lì che vengono fatte le leggi. Oggi si chiede il nostro Presidente del Consiglio, e ho vergogna a dire nostro, vi giuro, oggi il Presidente del Consiglio può proporre che votino i capigruppo per alzata di mano. Ma cosa c'è di differente in questo, in quello che diceva un altro dittatore che perlomeno non andava con le minorenni, perlomeno c'era sì la fila delle donne a Piazza Venezia che volevano andare a letto con il padre della patria, ma almeno non erano minorenni. È questa la differenza. Oggi viviamo in un paese governato da un maniaco sessuale, è questa la verità, e noi sopportiamo che questo succeda. Io non posso sopportare di vivere in un paese in cui i magistrati vengono additati come persone diverse, come persone che per fare i magistrati devono sottoporsi a un esame mentale, perché per fare i magistrati devono essere dei deviati mentali.
È questo che si dice dei magistrati oggi. Io non credo che mio fratello fosse un deviato mentale, non lo credo. Eppure è questo che dice oggi il Presidente del Consiglio. Io non voglio vivere in un paese in cui un Presidente del Consiglio, io dovrebbe essere lui a chiedere un processo per far sì che non possa essere pensato come il mandante occulto, non possa essere pensato come chi veramente ha organizzato le stragi. Io al posto suo, se avesse la coscienza pulita, crederei io davanti, di andare davanti ai giudici, perché è la prima volta che in un paese un Presidente del Consiglio viene sospettato di essere il mandante occulto di una strage. È possibile che noi, che lui, che accettiamo di vivere in un paese come questo? Io in un paese come questo non voglio vivere, ripeto, io preferisco morire, preferisco andare a trovare mio fratello. Io non posso vivere in un paese in cui Mangano viene proclamato eroe davanti alla televisione. Mangano, una persona che scioglieva le persone nell'acido, Mangano, una persona che teneva di giorno appeso un ragazzino di 15 anni solo perché era figlio di un collaboratore di giustizia, lo tenevano di notte incatenato in un letto e di giorno lo appendevano con un gancio alle pareti di una caverna. E poi quella stessa persona che giocava a carte con quel bambino quando ancora suo padre non era diventato un collaboratore di giustizia, ha fatto sì che venisse sciolto nell'acido, venisse mescolato in maniera che ne scomparissero anche le tracce. E io devo accettare di vivere in un paese in cui il Presidente del Consiglio, con un criminale come Dell'Utri, proclamano insieme Mangano eroe perché nonostante fosse stato sottoposto alle pressioni da parte dei magistrati per dire quali erano i suoi rapporti con i politici, si era rifiutato di farlo. Hanno dichiarato eroismo l'omertà. E come faccio io a chiamare oggi eroi non mio fratello? Mio fratello era un giudice, era un magistrato che voleva fare nient'altro che il suo dovere. Ma come faccio a chiamare eroi quegli altri ragazzi? Come faccio a chiamare eroe Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina? Come faccio a chiamare eroi queste persone che per uno stipendio di fame accettavano di rischiare la loro vita insieme a quelle di Paolo? Ed erano persone come quelle che il giorno dopo la morte di Falcone, dopo la strage di Capaci, c'erano 100 tra poliziotti e carabinieri che si erano messi dietro la porta di Paolo al tribunale di Palermo chiedendo di fare parte della sua scorta. Erano dei ragazzi che si mettevano in fila per andare a morire, si mettevano in fila per chiedere di poter morire. Erano questi quei ragazzi, e io non posso più chiamarli eroi, io non posso chiamarli martiri. Posso solo chiamarlo martiri, perché ho vergogna a pronunciare quel nome, a dire eroe. Eppure c'era una ragazza tra di loro, una ragazza che si chiamava Emanuela Loi. Era una ragazza giovane, bella, i suoi colleghi dicevano che era bella come il sole. Era una ragazza a cui nessuno aveva insegnato come si faceva il piantone, non aveva fatto mai la scuola da piantone. Era una ragazza di cui mio fratello aveva detto a mia mamma: mi misero come scorta una picciottetta con un suscione cade in terra. Così aveva detto, una ragazza che con un soffio cade per terra. Eppure ci volle altro che un soffio per far cadere Emanuela Loi. Ci volle la potenza di una bomba che devastò un intero quartiere. Questo ci volle per fare cadere quella ragazza. Quella ragazza che io oggi non posso chiamare eroe con il suo vero nome, perché questi sono gli eroi del nostro paese e io non posso più adoperare questo nome. E Gioacchino Genchi mi ha raccontato che cosa è successo di quella ragazza. Gioacchino Genchi mi ha detto che è arrivato 2 ore dopo la strage in Via D'Amelio. Lui aveva visto una volta Emanuela Loi, aveva visto nello studio di La Barbera, credo, aveva visto che era una ragazza bionda e basta, non la conosceva, sapeva solo quello. Arrivò in Via D'Amelio 2 ore dopo la strage e vide i pezzi di Emanuela Loi che si stavano staccando dall'intonaco contro il quale
li aveva stampati la potenza di quella bomba, e li riconobbe perché c'erano dei capelli biondi in mezzo. E io non dico queste cose per farvi piangere, per farvi commuovere. Non ditemi dopo che io vi ho fatto commuovere, perché allora io smetterò di parlare. Io vengo qui per farvi arrabbiare, io vengo qui per farvi indignare, io vengo qui per suscitare la vostra rabbia. Noi non dobbiamo permettere di vivere in un paese in cui gli eroi mancano e non Emanuele Loi. Noi non possiamo accettare di vivere in un paese come questo. Noi ci dobbiamo ribellare, noi dobbiamo lottare perché questo non succeda. Noi dobbiamo riappropriarci del nostro paese. Questo paese è nostro, lo Stato siamo noi e noi ce lo dobbiamo riappropriare. Non possiamo accettare di essere governati da quelli che stanno godendo oggi i frutti di quello che c'è scritto in un'agenda come questa. Oggi è grazie a quello che c'è scritto in un'agenda come questa che si reggono gli equilibri politici, in cui oggi quella che si chiama destra, quella che si chiama sinistra, e che sinistra non è e che destra non è, oggi questa Repubblica fondata sul sangue si basa sugli equilibri politici di questo che è lo che c'è contenuto in un'agenda come questa che qualcuno tiene in mano e tramite la quale ricatta altre persone. E grazie agli equilibri politici dovuti a quello che c'è scritto in un'agenda come questa, un'agenda che è sparita, un'agenda di cui esiste addirittura la prova fotografica di chi l'ha sottratta, eppure neanche per questo si è potuto arrivare ad un processo. Non si è potuto arrivare, c'è la prova fotografica, ma il processo è stato bloccato, come vengono bloccati tutti gli altri processi in Italia nel momento in cui arrivano a toccare i veri responsabili di queste stragi. Io credo, tanti di voi mi hanno accompagnato fino al Castello Treggio, io credo che se un giorno qualcuno ci facesse vedere la foto di non un mafioso, perché non era un mafioso quello che ha azionato quel detonatore dal Castello Treggio, perché sicuramente da lì, come Gioacchino Genchi, sarebbe stato in grado di dimostrare se non fosse stato bloccato anche lui nelle sue indagini. Se ci piacessero vedere la foto di chi è, non è Riina, non è Provenzano, sicuramente non è un mafioso, saranno altre persone quelle che hanno deciso quella strage e quello che hanno premuto quel detonatore. Ma allora, anche se ci facessero vedere le fotografie di chi preme quel detonatore, il processo non ci sarebbe, il processo verrebbe bloccato, troverebbero la maniera di bloccarlo, perché hanno messo le loro pedine al posto giusto, perché in ogni posto c'è la persona giusta per far sì che certi processi non possano andare avanti. C'è nei più alti gradi della magistratura, c'è all'interno delle istituzioni, ed io ritengo che questo sia il vero vilipendio alle istituzioni. Non che qualcuno dia del criminale a Berlusconi, non che qualcuno chieda al nostro Presidente, al Presidente del Senato, adopero sempre questa parola nostra e mi vergogno ad adoperarla, non che qualcuno chieda a Schifani quali fossero i suoi trascorsi societari prima, non è quello il vilipendio delle istituzioni. Il vero vilipendio delle istituzioni è che persone indegne di occupare questi posti occupano queste istituzioni. Le nostre istituzioni sono state occupate e noi dobbiamo ripulire il nostro Stato, noi dobbiamo far sì di che finalmente possiamo ritornare a vivere in un paese libero. Noi dobbiamo far sì che finalmente nel nostro paese si possa sentire quel fresco profumo di libertà per cui Paolo Borsellino, per cui quei ragazzi hanno sacrificato la loro vita. Noi glielo dobbiamo noi. Paolo Borsellino è morto per noi, quei ragazzi sono morti per noi, e adesso tocca a noi far sì che il loro sogno possa essere realizzato. Dobbiamo vergognarci se non lo facciamo, dobbiamo tirare fuori tutte le nostre forze. Io mi sono assunto, per me, vi giuro, è una cosa pesante, ma lo faccio con gioia, perché ha dato un senso alla mia vita. Io sono stato 7 anni in silenzio, perché era tale la disillusione che c'era dentro di me vedendo quello che succedeva nel nostro paese, che non sono riuscito più a parlare. La speranza era completamente morta dentro di me,
Poi ho ricominciato a parlare perché la rabbia a un certo punto non sono più riuscito a contenerla dentro. Ho avuto bisogno di parlare per sfogarlo quello che avevo dentro. Ed è successa una cosa meravigliosa. È successo che grazie a questa mia rabbia io sono entrato in contatto con quei giovani, tanti di quei giovani che oggi siedono, che vedo qui dentro, e tramite loro sono riuscito a riacquistare la speranza. Io oggi ho di nuovo la speranza che un fresco profumo di libertà si possa ancora sentire nel nostro paese. Ho di nuovo la speranza che magari non io ormai la maggior parte della mia vita l'ho fatta, e non me ne importa di quel se io riuscirò a vedere questo, ma è necessario che questi ragazzi vedano un paese libero, è necessario che questi ragazzi possano crescere in un paese libero, è necessario che almeno loro, questi ragazzi, possano avere un futuro. Non è possibile che vivano in un paese in cui per avere un futuro bisogna fare la escort e così magari si diventa parlamentari e magari così si va alle elezioni europee. Erano quelle le persone che il nostro Presidente del Consiglio voleva mandare a rappresentarci al Parlamento europeo, non persone come Sonia Alfano. Erano le persone che qualcuno gli pagava per portarsele a letto, a cui venivano promesse i posti al Parlamento europeo. E meno male, visto che non l'avevamo fatto noi italiani, che sua moglie ha pensato a bloccarlo, perché dobbiamo vergognarci di questo, dobbiamo vergognarci. Dobbiamo essere noi l'opposizione in Italia. Non può essere la moglie di Berlusconi, non può essere lei, dobbiamo essere noi che ci dobbiamo indignare, che dobbiamo reagire, che dobbiamo dire che quell'uomo è un criminale, che quell'uomo è un malato, e quindi dobbiamo spazzarlo via, dobbiamo togliercelo di mezzo. Dobbiamo essere noi, non dobbiamo sempre aspettare che gli altri facciano qualcosa per noi. Io, vedete, quando certe volte li rimprovero questi ragazzi, perché mi dicono: ma cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare? Io gli dico: non devo esservi io a dirvi che cosa dobbiamo fare, dovete essermi voi a dirvi cosa devo fare, a dirmi cosa devo fare, e poi io verrò dappertutto finché avrò vita, finché avrò un attimo di voce, verrò dovunque mi chiamerete e verrò a gridare insieme a voi, verrò a portare la mia agenda rossa, lo farò fino all'ultimo, fino a quando avrò un briciolo di voce in gola, lo farò, ve lo giuro, perché lo devo a Paolo, ma non a Paolo come mio fratello. Io non parlo di Paolo come mio fratello. Quello che io, i ricordi che ho di mio fratello, le ho in una parte del cuore che è solo mia e che io non dirò mai a nessuno. Io vengo qui perché Paolo era un magistrato, vengo qui perché Paolo era un giudice, perché Paolo era una rappresentante di quella parte sana dello Stato che lottava per liberare il nostro paese dalla criminalità organizzata, e invece ha prevalso chi con la criminalità organizzata ha sempre trattato. Perché vedete, oggi si parla di trattativa, ma le trattative in Italia sono partite da Portella della Ginestra in poi, da prima della Portella della Ginestra. È da allora che è partita la trattativa in Italia, e da allora le trattative sono continuate ad andare avanti. Quella non è stata che l'ultima trattativa, ma è da Portella della Ginestra, all'inizio del nostro Stato, che lo Stato ha trattato con la criminalità organizzata. 4 regioni, 5, tutte le regioni del nostro sud sono state volutamente abbandonate al controllo della criminalità organizzata perché potessero servire da serbatoio di voti per permettere ai governi che ci hanno governato di governare nel resto dell'Italia. E così si pensava che quel cancro potesse essere limitato, potesse restare limitato a quelle regioni, senza capire che invece il cancro, anche nel corpo umano, quando lo si lascia libero, si espande, dentro in metastasi. È questo che è successo nel nostro paese, e oggi quel cancro è arrivato da dove è difficile estirparlo, è arrivato ai vertici delle istituzioni. Oggi c'è bisogno di qualcosa di radicale, c'è bisogno di qualcosa di totale, perché veramente qualcosa posso cambiare. Perché ci sono gli uomini giusti al posto giusto. Quel mancino che continua a mentire, che continua a spudoratamente a mentire, e che a fronte della mia
esibizione di questa agenda, era l'agenda grigia di Paolo, in cui qui alle 18:30 c'è scritto 18:30 Mancino, così c'è scritto, e Paolo questa agenda la compilava la sera, era una piccola agenda grigia in cui lui riassumeva quello che aveva fatto nel corso della giornata. Allora o Mancino dice che Paolo si è preconfigurato un falso prima di morire, quando sapeva che la morte era vicina a lui, per poterlo poi incastrare dopo morto, oppure Mancino deve ammettere che sta mentendo, che sta mentendo spudoratamente e che non è degno di stare in quel posto. E il 26 quando faremo quest'altra marcia delle agende rosse, in cui andremo per tutta Roma con le nostre agende in mano, andremo prima anche davanti al CSM e gli butteremo lì davanti un qualcosa che rappresenti l'agenda rossa, perché se li trovi lì davanti, questo simbolo della giustizia negata, l'agenda rossa è un simbolo, è il simbolo della giustizia che in Italia è stata negata, è il simbolo della giustizia che in Italia viene occultata, è il simbolo della menzogna, quelle menzogne che continuano a sbatterci in faccia e contro le quali noi dobbiamo reagire. Vedete, io mi sono assunto un compito. C'è tanta gente in Italia che sta sulla rete e che sulla rete si informa, legge, però poi nel momento in cui li chiamiamo per venire a manifestare, 1 su 10 si muovono. E io, anche Gioacchino, con tutto quello che ha da fare, con quel libro che sta scrivendo, che io aspetto ansiosamente, perché in quel libro troverò tante cose. Io certe cose vado molto a intuito, a quelle cose che capisco per quello che conosceva mio fratello. Per esempio, io quando adesso ho sentito che dei magistrati di Marsala sono andati a, finalmente dopo 17 anni, sono andati dal giudice Sergio Lari, perché adesso ritengono che a Caltanissetta ci sia un passati gli anni di tenebra, di tinebra, c'è un giudice degno di questo nome. Sono andati lì a testimoniare, hanno detto che Paolo, pochi giorni prima della sua morte, erano andati a trovarlo nel suo studio e Paolo scoppiò in lacrime e disse: un amico mi ha tradito. Ecco, vedete, altri possono intercettare le telefonate, possono ricostruire dai tabulati telefonici, possono ricostruire con chi aveva parlato Paolo, ma io so una cosa, io so chi Paolo poteva chiamare amico, e di conseguenza io ho una cerchia ristretta di persone che possono essere quell'amico che Paolo ha tradito Paolo, e di cui poi si legge nelle dichiarazioni dei pentiti, che dice: un uomo delle istituzioni ha saputo da Paolo che incautamente gli aveva rivelato certe cose di quello che Paolo avrebbe fatto, e allora quella strage ha dovuto essere accelerata. Io so chi poteva essere considerato amico di Paolo, e non era sicuramente Gianmanco, non era sicuramente Parisi, non erano persone come questo. Paolo poteva chiamare un amico una persona che magari era all'interno dello stesso della magistratura, e quindi è in quell'interno che bisogna cercare, è all'interno di quello che bisogna cercare. Però è necessario che noi scendiamo in piazza per manifestare la nostra sete di verità, la nostra sete di giustizia. È necessario che lo facciamo, non basta stare dietro a un computer e scrivere e nient'altro. È necessario che tutti scendano insieme a noi nelle strade di Roma, perché vedete, io ancora non ho tanta voce. Vedete, oggi ho visto che anche a Gioacchino, quando comincia a parlare così forte, a un certo punto stava mancando la voce. Io, vi ricordate come è successo a Palermo? Io sono riuscito a gridare solo il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno non avevo più voce e non ho potuto neanche parlare a Piazza Maggiore, quel luogo di memoria per me sacro, a cui qualcuno vuole cambiare nome, e non sono più riuscito a parlare. Io vi prego, tutti quelli che potete, tutti quelli che non avete dei grossi problemi, veramente grossi, c'è questa manifestazione, ce ne sono due, una è il 25 per sostenere il prefetto di Latina, e il 26 c'è quella, la marcia dell'agenda rossa in Roma. La marcia, il concentramento sarà alle
dalle 14 alle 15:30 in Piazza Bocca della Verità a Roma, e poi faremo un corteo che, passando davanti al Palazzo di Giustizia di Roma, seguendo il Lungotevere e passando anche per il centro di Roma, arriverà fino a Piazza Navona, che sarà, vi giuro, un altro Piazza Farnese. Sarà una piazza in cui tutti potranno parlare, in cui parlerà Di Pietro, ma parlerà come cittadino, in cui tutti quelli che lo chiederanno potranno avere voce, potranno parlare solo però i politici onesti. Io non permetterò, non parleranno come politici, ma io potranno parlare quei politici che sono anche dei cittadini onesti, sicuramente non gli altri. E in quella strada io non so se avrò, già dopo i primi passi del corteo, avrò ancora la voce per gridare, ma so che ci sarete voi. Vedete, io ormai sono diventato quasi una sciantosa. Alle sciantose, quando finivano i loro spettacoli, gli dicevano Amos, così gli dicevano. A me adesso mi chiedono di gridare resistenza. Io non so per quanto tempo potrò continuare a gridarlo, però so che ci sarete voi, che mi darete voce, so che ci sarete voi che continuerà a gridarla, e quindi io sono tranquillo. Però finché avrò voce lo continuerò a gridare, continuerò a gridarlo finché avrò voce. Resistenza! Resistenza! Resistenza!